primavere arabe sono state terribili per il mondo, tutto il mondo arabo. Le primavere arabe, per fortuna, ci siamo accorti, non occidentali, ma il mondo arabo si è accorto che cosa c'era dietro a quelle primavere arabe. C'era la Fratellanza Musulmana, che non è un gruppo religioso. I Fratelli Musulmani sono un movimento politico, sociale, culturale, economico, forte, e ha tantissimi mezzi, che sono i soldi del Qatar, l'abbiamo visto sul Qatar proprio Piper all'inizio, e poi con quello che è successo a Bruxelles. Per quanto riguarda in Tunisia, no, non c'è, ci sono già stati, l'Annada già ha governato e veniva dai Fratellanza Musulmana e veniva dalle primavere arabe. Non mi preoccuperei più del fatto religioso, ma mi preoccupo la questione economica. È terribile, come anche il Libano lo è, ma la Tunisia molto, perché siamo a due passi da qua, e devo dire la questione economica è terribile, soprattutto dopo il lockdown, dopo la pandemia, la situazione è terribile. Secondo me bisogna avere uno sguardo, almeno il nostro governo deve avere uno sguardo verso la Tunisia, perché sennò sarebbe terribile.